parole, rispettosa, privata, e affettuosa, sincera. Non ho descritto il Morricone che si conosce ormai, pieno Wikipedia, internet, sappia, libri che parlano di lui. Ho cercato di raccontare il legno privato in maniera molto discreta e rispettosa, quello che sono stati 27 anni di rapporti privati, scambi di regali, consigli, consigli soprattutto su quello che non dovevo fare col lavoro che faccio. Quindi questo lo ricordo per me, è ancora lì. È ancora a casa, io ogni tanto chiamo la signora Maria, e attendo che lui stia in qualche altra stanza, e attendo che possa venire a rispondere magari più tardi. Beh, c'è tutto, innanzitutto c'è colui che l'ha partorite queste cose meravigliose, e c'è tutto quello che mi ha suggerito lui con le parole, con i consigli, con gli sguardi, come dicevo prima, su cosa dovevo e cosa non devo fare nella vita. Quindi molte cose che magari mi parlava di un altro brano, ma io lo trasferisco anche su un altro che sto seguendo. Poi quello che mi ha trasmesso in termini di emozioni è quello, non lo si può descrivere in quattro parole, è qualcosa che ti arriva sotto la pelle, e non esiste un codice che ci permette di poterlo comunicare, perlomeno io non ci riesco, lo faccio con lo strumento in mano. Lui è un maestro indiretto di tutti quanti, di noi tutti che facciamo questo lavoro, ma di tutto, anche tuo, di tutti, è un maestro indiretto, ci ha dato tanto, ci dice tante cose attraverso le note. Io non posso dire, io posso permettere di consigliare. Questo documentario che ha fatto, film documentario di Peppuccio Tornatore Ennio, è il capolavoro assoluto su quello. Ci sono tante risposte a queste tue domande. C'è ancora da studiare tanto su Ennio, ancora tanto, ma anche noi stessi che facciamo questo lavoro da anni e che lo studiamo, siamo pieni della sua musica, ma ancora c'è tanto da scoprire di Ennio, in tanti piccoli dettagli, ma soprattutto ai giovani che magari non si addentrano più nello specifico come chi fa il nostro lavoro o altro, ma so chi è un felice fruitore delle sue meravigliose note, di coltivare, di ascoltarlo tanto, perché arriva tanta di quella roba senza manco che tu te ne stai rendendo conto, ti arriva e basta, tu non sei manco conscio e consapevole di quante informazioni ti stanno arrivando attraverso le sue note. Lui era un extraterrestre e veramente esistono, sono già tra noi, lui era uno di questi.